contestò, tra virgolette, il segretario Enrico Berlinguer per quanto riguarda il rapporto con il Partito Socialista di Craxi. È morto sul lavoro, si disse in occasione del suo funerale, celebrato in passo al Campidoglio e dai fuori, e al quale partecipò, almeno così, andarono le cose, poco meno di 1 milione di cittadini. In conclusione, permettetemi una breve citazione, tratta da un articolo che il giornalista e scrittore Sandro Vismara, storico corrispondente del Messaggero, scrisse, raccogliendo la mia voce di Pedro Servi, quando il sindaco di Roma venne a vedere per salutare amici e compagni. Qui sono le mie radici, disse Pedro Servi. Qui ho imparato le cose fondamentali della mia esistenza. Qui i compagni e i concittadini mi hanno insegnato la vera politica, quella dell'uomo che studia la realtà e tende a trasformarla per renderla più giusta e umana per tutti. Come consigliere provinciale comunale ho imparato il rispetto delle istituzioni, quando sono veramente democratiche, cioè basate sul consenso, come le hanno voluti i partiti e gli uomini della resistenza, nella fedeltà delle proprie convinzioni non disgiunta dal rispetto più profondo per quelli degli altri, che mi pare una riflessione assolutamente attuale considerando i tempi che stiamo vivendo, soprattutto nel rapporto tra partiti e istituzioni. Grazie. Allora, inviterei la signora Aurelia a consegnare a Don Massi questo riconoscimento. Divenne un'altalena, una
sono, Signore, che tu guardi, vegliò tutta la notte accanto a Luigi, insieme al papà e alla mamma, grazie a Dio, si rivelò una ferita meno grave delle apparenze e alcuni giorni dopo ritornò tranquillamente. Non so se poi Dante vorrà dire qualche cosa in proposito. Anche perché a Dante Petruselli ha dedicato una delle sue poesie. Petruselli scriveva, poi diceva a me, Amassi, noi ci chiamavamo per cognome, Amassi, adesso questa la declami tu, perché io ho una parata cascaradese, mentre tu parli senza impressioni di allargarmi. E una delle poesie era per Don Dante. Allora devo completare i miei saluti rivolgendomi all'onorevole Manonzi e altri onorevoli Zerbone Sposetti, altri onorevoli presenti. Cari signore e signori, dunque, se fosse stato possibile avrei voluto qui la scuola d'Antonio, Santa Maria della Quercia, perché in onore di Petruselli avrei voluto che eseguissero due inni, l'inno alla Madonna della Quercia, l'inno a Roma di Giacomo Puccini. L'inno alla Madonna della Quercia era di Don Pietro Frate, che fu professore di musica di Petruselli. Sono due inni che costituiscono l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine praticamente di questo libro e anche della vita pubblica di Petruselli. L'inno di Giacomo Puccini era quello famoso, Roma divina, sole che sorge, molti lo ricorderanno. La dedica di questo libro è alla città di Viterbo e alla città di Roma, nel ricordo di un caro concittadino e un caro grande sindaco. Questo vuole essere un omaggio all'amicizia e alla memoria. Alcuni dei presenti avranno forse la curiosità di sapere che cosa c'entra in concreto con il sindaco di Roma, il comunista Petruselli. Se avranno la pazienza di leggere questo monumento, troveranno una risposta esauriente per la loro domanda. Quale conoscenza io ho avuto di Petruselli? Posso dirvi che ci sono stati circa 40 anni di contatti personali, dal 1942 fino a pochi mesi prima della morte, ottobre 1981, contatti diretti o per corrispondenza epistolare o per telefono. Credo perciò di avere una conoscenza adeguata per scrivere di lui in queste 80 pagine. Questo libro si compone di tre parti, così intitolate: alunno del seminario, attivista e dirigente del Partito Comunista Italiano, sindaco di Roma. La prima parte è quella che ho maggiormente sviluppato, con tanti episodi dei 5 anni di vita in seminario che mettono in evidenza le sue qualità di seminarista esemplare, bravo nello studio, il primo della classe, specialmente in italiano, latino e greco, brillante scrittore e poeta, inappuntabile nei momenti di preghiera e di formazione spirituale, allegro e socievole delle ore di ricreazione, veloce ala destra della squadra di calcio nazionale del seminario. La sinistra ero io, ironia della sorte. Luigi ebbe anche un incidente cadendo dalla parete, come ho detto, che avevamo costruito con la regia di Don Dante Bernini, vicerettore. Sia chiaro che Petruselli entrò in seminario con la precisa intenzione di diventare sacerdote. Strada facendo, però, comprese che la sua vocazione era un'altra e si orientò diversamente, uscendo dal seminario al termine della quinta ginnasiale. Il suo orientamento per il Partito Comunista fu chiaramente intravisto da noi compagni di seminario,
nelle vivaci discussioni che avevamo nei mesi, specialmente nei mesi che precedettero la votazione per il referendum del 2 giugno 1946. Repubblica o monarchia? E poi nelle elezioni successive, quando i nostri genitori dovevano scegliere un partito politico al quale dare il voto. I seminaristi in qualche modo dovevano essere mediatori presso i genitori per quale partito dare il voto. Pietro Senni era sensato per il socialcomunismo, senza tentennamenti, con delle motivazioni molto convincenti alle quali io e gli altri compagni non riuscivamo a tenere testa. Io tifavo per la monarchia, ma soprattutto per motivazioni sentimentali e affettive, perché ero e sono figlio di un appuntato dei reali carabinieri, e questo è detto tutto, vero? La seconda parte del libro è una corsa molto veloce, fatta per accenni, sui circa 30 anni che seguirono alla sua uscita dal seminario. Dal liceo classico statale, dove conseguì la maturità classica con brillante votazione, al servizio militare, Sardegna, Cecchignola, Civitavecchia, alla sua attività politica nel Partito Comunista Italiano, attivista, propagandista, animatore di lotte a sostegno degli operai, dei contadini di Pomazzo per l'occupazione di terre incolte. A questo proposito devo ricordare che egli pagò di persona questa sua partecipazione alle lotte dei contadini con alcune settimane di prigione a Santa Maria di Grazia. Non so se tutti lo sanno o se lo ricordano. Io anche adesso sono dispiaciuto e mortificato per non essere andato a trovarlo quando era in carcere, perché ripenso alle parole del Signore come se fossero le sue, un rimprovero. Ero in carcere e non sei venuto a trovarlo. Però mi pare di aver chiesto al giudice di sorveglianza un permesso che non mi fu concesso, probabilmente perché io non avevo seguito la trafila prevista dalla legge L maiuscola. Accenno nel libro, nella seconda parte, anche agli incarichi svolti come consigliere comunale, consigliere provinciale e agli incarichi in seno al partito come dirigente, con un crescendo che ho chiamato rossiniano, comunale, provinciale, regionale, nazionale, fino alla sua elezione al Consiglio Comunale di Roma con un numero altissimo di preferenze. La terza parte del libro forse è la più interessante. Il sindaco di Roma inizia con il suono di una campana, la Patarina. Molti viterbesi forse non sanno che cos'è la Patarina. Nel Medioevo, è difficile adesso dirlo con poche parole, nel Medioevo ci furono molte lotte tra romani e viterbesi, specialmente per il possesso del territorio di Viterbiano. Alla fine però risultarono vincitori i romani, i quali pretesero come trofeo di vittoria, tra altre cose, anche la campana del comune e la portarono a Roma come eccola sulla torre del Palazzo Senatorio. A questa campana detto il nome di Patarina in senso dispregiativo, perché i viterbesi avevano ospitato troppo generosamente la setta degli eretici chiamati Patari o Catari contro la volontà del Papa Innocenzo III. Questa campana dal 1560 è stata rifusa più volte. L'ultima volta è stata rifusa nel 1800 e qualche altro anno, pesa 8 tonnellate e un po', e veniva suonata nelle principali date della vita civica,
in occasione del Natale di Roma e anche e soprattutto per l'elezione del sindaco. Ebbene, il 27 settembre 1979, alle ore 19, la padarina suonò per il sindaco Luigi Petroselli. Io sono stato in Campidoglio nei mesi scorsi, anche per chiedere una fotografia di Petroselli seduto al tavolo del lavoro, e ho saputo che il sovrintendente Campidoglio ha detto che la campana non sia più suonata. Suonò per il Papa Benedetto XVI quando lasciò il suo pontificato, e anche per il successivo 21 aprile, ma poi il sovrintendente ha detto di non suonarla più fino a quando non saranno fatti dei lavori per il consolidamento della torre campanaria. Quindi per adesso la padarina non suona. Nella terza fase dell'intro, il sindaco di Roma, io parlo in particolare di due incontri che ebbi con il sindaco Petroselli in Campidoglio. Desideravo soprattutto conoscere le sue impressioni circa i suoi incontri con il Papa Giovanni Paolo II. Mi disse che fu molto colpito dalla prima stretta di mano del Papa l'8 dicembre 1979 in Piazza di Spagna davanti al monumento dell'Immacolata. Disse Petroselli: una stretta di mano forte e decisa. E ho detto dentro di me: questa è la mano di un lavoratore. E io gli ho detto: guarda che veramente il Papa, quando era un giovane studente, fu operaio in una cava di pietra alla periferia di Cracovia, e quella mano aveva tenuto a lungo il martello da roccia per spaccare le pietre. Petroselli riassunse in quel primo incontro anche gli argomenti dei quali avevano parlato insieme: i problemi di Roma, specialmente delle periferie, la casa, la scuola, i giovani, il lavoro, la disoccupazione, la droga, la violenza, eccetera, e l'augurio del Papa di lavorare uniti per il bene comune nella concordia operosa e feconda, citando perfino una frase latina di San Giustino: concordia, parve, res, crescu, discordia, maximo di lamento. Con la concordia le piccole cose crescono, con la discordia vanno in rovina anche le più grandi. Questo è l'augurio che oggi mi permette di rivolgere all'amministratore dei comuni di Roma, di Viterbo, con le stesse parole del Papa. Con la concordia le piccole cose crescono, le più grandi vanno in rovina. Non posso fare a meno di dire che anche in quella mia prima visita in Campidoglio, Petroselli, salutandomi sulla porta dell'ufficio, mi disse, come altre volte in precedenza: se serve, di un'Ave Maria per me. È una novità per tutti, eh? Se serve, di un'Ave Maria per me. Eravamo stati educati in seminario nella devozione alla Madonna Santissima, e Don Dante, lo sapete, Petroselli ha sempre conservato questa devozione nel suo cuore. Io replicai: come non serve? Ne dirò più di una. In realtà ne ho detto più di una di Ave Maria, una anche stasera a Cimitero, e soprattutto una in questa sala della Camera Ardente, quando il 9 ottobre di 35 anni fa la sua salva rimase qui in Camera Ardente, e io per qualche istante fui vicino al compagno Petroselli e dissi a voce alta un'Ave Maria. Poi, nelle pagine successive, io ho cercato di riassumere il servizio del sindaco di Roma. Breve servizio, circa 2 anni, un servizio che ha lasciato
un'impronta indelebile dei romani. Questo lo dico nel penultimo capitolo del mio libro, con il quale vorrei concludere questo mio intervento. In questo capitolo io faccio delle affermazioni che forse non tutti condivideranno al 100%, però dopo quello che ho scritto nelle prime pagine lo ritengo assolutamente conseguenziale. Permettetemi di concludere con qualche pagina di questo capitolo 9. Perché Petroselli è stato amato dalla popolazione romana? Perché è ancora, dopo 35 anni dalla morte, amato e ricordato? La risposta è nel fatto che lui per primo ha amato Roma e i romani, dandone dimostrazione con fatti concreti. Nei 2 anni di servizio come primo cittadino ha vissuto intense giornate di lavoro ed è caduto sul campo del lavoro. Furono incalcolabili gli adempimenti istituzionali e amministrativi per il governo della capitale d'Italia, che lo tenevano occupato in Campidoglio fino a tarda notte, senza contare altri impegni come dirigente del Partito Comunista. Innumerevoli gli incontri e i ricevimenti di tanti capi di Stato e di governo, tante anche le partecipazioni alle cerimonie luttuose per le vittime della violenza, del terrorismo e di incidenti vari sul lavoro e sulla strada. Ciò nonostante, Petroselli ha privilegiato i contatti personali con la gente comune, accogliendo in ufficio chiunque chiedesse di parlare con lui, compresi i parroci della città, andando poi lui stesso nelle case delle borgate, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nei centri sociali degli anziani, nelle feste di quartiere e di oratorica parrocchiale e nei campi sportivi. Uomo del dialogo con il popolo, ma integerrimo e inflessibile, era riuscito a stabilire un clima di fiducia tra la popolazione romana e il Campidoglio. Non risparmiò se stesso, era sofferente al cuore e sapeva di rischiare. Al servizio per il popolo sacrificò anche i suoi affetti familiari. Tutto questo è stato già detto prima di me e meglio di me da tante persone di tutti i partiti politici, ma forse non è stato spiegato o chiarito a sufficienza il motivo o la causa del perché Petroselli sia stato così, esercitando un modo nuovo di fare il sindaco. Io mi permetto di scavare alle radici della sua personalità, presentandone un aspetto particolare, rimasto chiuso nel suo intimo, come in una cassaforte. Esprimerò un mio convincimento personale che potrà non essere condiviso da tutti, ma che, specialmente dopo quello che ho scritto nelle prime pagine di questo volume, dovrà essere tenuto presente da chi vorrà scrivere una biografia completa di Petroselli. Sì, egli conosceva bene e molto bene la storia e i problemi dei movimenti operai, delle lotte dei lavoratori di Oriente e di Occidente, particolarmente di quelli italiani. Sì, Luigi è nato da una famiglia del popolo. L'aria che ha respirato dalla nascita è stata quella popolare e comunista di Piano Scalano. Ha conosciuto in diretta i bisogni della gente e povera, lo stato d'animo di chi non ha lavoro, la casa o il pane a sufficienza per la famiglia e tanto ancora. Ma insieme a questa area nativa c'è stata una buona educazione cristiana, iniziata dalla mamma Eufemia, religiosissima,
e condivisa dal Papa Giulio, non praticante se non a Pasqua, ma io ho saputo dalle sorelle che era praticante praticamente, sì, fino al 1949, a causa poi di quel benedetto decreto del Santo Uffizio, è relativo alla scomunica. Ma io non sono uno storico della Chiesa, ma probabilmente gli storici potranno ritenere che forse di quel decreto del Santo Uffizio si poteva fare anche a me. Non ce n'è nessuno. Non mi dà. Ad ogni modo, dopo quel decreto, Petroselli continuò ad andare a Pasqua in chiesa, ma lui è stato soprattutto un operaio di copra esemplare per l'onestà, la laboriosità, l'amicizia, la solidarietà, che sono le qualità distintive di un cristianesimo testimoniato con la vita, anche se non è declamato con le parole. Educazione cristiana ravvivata dagli insegnamenti e dal catechismo della prima comunione e cresima del grande parroco di Piazza Scarano, Don Pietro Siena, che fu un vero buon pastore, compresi i comunisti del quartiere. A questo proposito mi permetto di dire che divenne proverbiale una sua risposta al vescovo di Viterbo, ad Elpi Albanesi, che lo aveva rimproverato per aver benedetto a Pasqua la sede del Partito Comunista, presenti i capi e i compagni. Don Pietro, uomo saggio, prudente e soprattutto arguto, disse al vescovo: Eccellenza, se lei mi permette di benedire l'estate con i buoi e i somari, perché mi vuole proibire di benedire i miei amici comunisti? E poi l'educazione cristiana dei 4 anni del seminario. Anni di studio, di conoscenza del Vangelo, di preghiera, alla scuola di maestri di grande livello culturale e spirituale. È vero, alla conclusione di quel periodo di seminario, Petroselli aveva solo 15 anni di età, però sono stati anni di semina, grande semina in un terreno ben preparato, semina di prima qualità per una mente ben disposta ad accoglierla con intelligenza e volontà non comune. I frutti sono stati quelli della maturità, esplosi nella realizzazione di una vocazione per una vita da spendere al servizio degli altri. Su un binario diverso, ma parallelo a quello che sarebbe stato il sacerdozio. Non sembri un'esagerazione se affermo che il servizio del sindaco Petroselli, in buona sostanza, ha viaggiato sulle rotaie del Vangelo. Impegnarsi per la giustizia sociale e il bene comune, difendere i diritti dei poveri e degli emarginati, battersi per assicurare a tutti il pane, la casa, il lavoro, la sanità, l'ordine pubblico, la sicurezza, adoperarsi per la buona educazione dei ragazzi, lottare contro la droga, il malcostume, la delinquenza, aver dato esempio di assoluta onestà e di fedeltà al dovere fino alla morte. Ditemi, non è Vangelo tutto questo? Posso dunque sentire? Grazie. Posso terminare così, devo dire. I valori cristiani che, per le particolari circostanze politiche in cui si è svolta la sua vita pubblica, Petroselli non ha mai dichiarato in nessun discorso o atto pubblico, conservandoli però gelosamente nell'intimo del cuore, hanno sempre guidato il suo servizio al popolo romano. Per questo continuerà
ad essere ricordato e amato per sempre. Grazie.